Caravaggio con alcune opere. Io ne ho scelte due che mi sono particolarmente congeniali. Io sono romano, quindi sono abituato a La vederle pensa fin uno da che non è di bambino. Cremona. Ma guarda te, cosa dici? Speriamo che possa lavorare un giorno a Cremona almeno. Beh, guarda, sto facendo di tutto per portarlo a Cremona, Ecco, sta sempre veramente. lì tra Brescia e Roma. Tu portalo a Cremona. Lo porterò a Cremona. Questo pittore così particolare, diciamo anche scorretto se vogliamo rispetto alla tradizione, questa mancanza di rispetto per l'ordine, per l'armonia, ecco, è un po' la caratteristica dei due dipinti di Santa Maria del Popolo, questa crocifissione di San Pietro e poi la conversione di Paolo. Sono dei dipinti del Caravaggio già del 600, già 1600, già 1601, quindi successivi ai ragazzi, successivi al cesto di frutta, eccetera. Però annunciano un nuovo mondo, annunciano un nuovo dialogo con la storia, con la realtà, cioè superano un pochino tutte le convenzioni cinquecentesche. E annunciano quella che sarà la grande rivoluzione del Seicento. Come li dobbiamo leggere questi due quadri? Beh, intanto forse va corretta la sensazione che questa irruenza e forza ed energia delle immagini sia scorretta. C'è un classicismo di fondo in Caravaggio, e però, anche se non si esempla sul classicismo cinquecentesco, è Per vero esempio i piedi che, sporchi, sì, però capito? Certe appunto, però formule. sono in realtà in pittura tutto meno che scorrette, perché corrispondono a un passaggio fondamentale. Caravaggio non nasce a Roma, ma nasce a Milano. Nascendo a Milano, le oscillazioni di stimoli vengono da tutto quello che lui trova nell'area padana, partendo da Milano fino a Venezia. Quindi cominciamo col dire che un pittore che poteva essergli molto congeniale era Tintoretto, quello del miracolo di San Marco, il miracolo dello Certo. schiavo, che è un'opera molto teatrale, quindi teatro tintorettesco. Poi, naturalmente, Tiziano. Tiziano a Brescia, col Polittico Averoldi a San Nazaro Eccelso, Tiziano però dove si poteva trovare senza difficoltà, avendo un mercato così ampio, a Milano stesso dove c'era il Cristo deriso, Lecce Homo, ma poi soprattutto attraverso l'allievo di Tiziano che è Simone Peterzano, presso il quale il giovane 13enne, 14enne Caravaggio impara. E impara, e qui il tema dei disegni che sono stati proposti recentemente dal fondo peterzano, con l'intuizione discutibile rispetto ai risultati, ma intelligente rispetto al metodo, di vedere tra i geni del maestro qualche memoria, testimonianza anche dell'allievo. Quindi una buona pista che io tra l'altro avevo già indicato, cercando veramente in un pittore che sta nel nord Italia 25 anni, nessun pittore è senza opere negli anni della sua formazione. Caravaggio sì, È vero. deflagra a Roma nel 1596-97, quando ha già 25-26 anni. Quindi una tragedia per la critica, ma la mostra che io ho fatto, Gli occhi di Caravaggio, indicava che non le opere che non conosciamo, ma quello che lui ha visto, dentro di lui ha maturato fino a deflagrare a Roma. E quindi cosa ha visto Tintoretto, Tiziano, Peterzano? Ovviamente i pittori cremonesi. Cioè, uno può vivere senza vedere i Senza pittori vedere i cremonesi. pittori Chi cremonesi, sono? no. Chi? Antonio Campi, Vincenzo Campi, che sono? Caravaggio, prima di Caravaggio, Antonio e Vincenzo Campi dipingono degli interni con un chiaroscuro a luce artificiale e una semplificazione Ecco, degli ma come elementi. si legano questi artisti, per esempio, andiamo avanti con le immagini, lo Sì. chiedo alla regia, con il Caravaggio precedente a questo. Qui ho scelto il Sì. ragazzo morso dal ramarro perché ha l'accadimento, Sì. l'imprevisto, ha un senso particolare. E poi ho scelto il quadro chiave di Caravaggio, eccolo qui, forse il quadro più rivoluzionario di Sì, un ma anche certo tipo di questo storia. è un quadro che non sarebbe senza l'origine, la formazione della cultura lombarda, che con Venezia già indicata, con Cremona nelle figure di Antonio e Vincenzo Campi, che fanno dipinti caravaggeschi. Nell'anno in cui lui nasce, fra il 71, 72 e 73, ci sono le opere a San Paolo Converso, che sono già, se uno non avesse
non sapesse le date, non avesse cronologie, le vedrebbe, dice, questo è un allievo di Caravaggio. No, è quello che Caravaggio ha rubato loro e se l'è portato dentro per farlo poi scoppiare, per esempio, a San Luigi dei Francesi e le opere fatte appena arrivato a Roma. Poi si aggiunge Brescia. A Brescia chi c'è? Moretto da Brescia, Savoldo e Romanino. In Moretto alcune porzioni di Natura e Morte, di potentissima evidenza realistica, sono per lui una folgorazione per dire devo rappresentare la realtà così com'è, la verità quotidiana degli oggetti che vedo, da cui poi isolata e solenne e assoluta la sua Natura Morta, ma che è in qualche modo la maturazione di un'intuizione di Moretto. E ancora Savoldo, che è un meraviglioso pittore di famiglia aristocratica, che guarda Giorgione ma anticipa Caravaggio, alcune opere con dei chiaroscuri formidabili, degli interni, delle luci strisciate di Savoldo, sembrano opere di Caravaggio. Tutto questo si portava dentro, quindi Moretto, Savoldo, Romanino. Poi arriva a Bergamo Lorenzo Lotto, che è un altro pittore che è capace anche lui di intuizioni in particolari che, estrapolati, possono diventare pura rappresentazione della realtà. E poi il più grande ritrattista di tutti i tempi, forse, che è un bergamasco, Giovanni Battista Moroni. E poi arriva a Milano e abita a 200 metri dalla casa del Refoulé a Milano, ritornato dalle glorie praghesi, presso Rodolfo II, che è Arcimboldo. E Arcimboldo cosa fa? A Longhi non piaceva perché gioca, però nel giocare le sue composizioni e i suoi ritratti sono di evidenza realistica, nel dettaglio naturalistico, delle frutta e delle... E allora, che cosa scoppia dentro Caravaggio? L'idea di rappresentare la realtà com'è. Quindi, ecco il senso della sua novità, non scorretto, ma fotografico. Mentre gli altri selezionano la realtà e ne indicano la dimensione astratta, soprattutto Michelangelo, pur grandissimo, lui guarda la realtà così com'è. Quindi quando noi vediamo un quadro di Caravaggio, quello che ci stupisce rispetto a tutto quello che lo precede, che pure è tutto meno che accademico, perché Michelangelo è molto diverso da Piero, molto diverso da Masaccio, molto diverso, c'è un'evoluzione molto evidente nelle forme, e però ti accorgi che stai guardando una rappresentazione. Guardi un quadro di Caravaggio e ti sembra una fotografia, ti sembra la realtà, sia rispetto a come lui compone con degli elementi teatrali e scenografici e la luce messa in un certo modo, sia anche con un altro elemento tipico della fotografia, così come l'ha codificata in chiave estetica Cartier-Bresson, parlando dell'attimo decisivo. L'attimo decisivo che cos'è? È quello che vediamo nell'altra immagine, questo, cioè che io sono a cavallo, vengo disarcionato e a quel punto, quando io scatto la mia foto, protagonista è il cavallo, non l'uomo. Certo, infatti qui il cavallo domina. Questo cavallo è una vera e propria rivoluzione, ma non perché è scorretto, cioè contro, ma perché presuppone che il punto di vista di Caravaggio sia così originale che se quando uno cade da cavallo il cavallo domina, io rappresento il cavallo, una cosa assoluta, cioè una realtà, ecco da lui comincia la formula di Roberto Longhi, il pittore della realtà, ripresa come la vedo, non alterata, seconda, e quindi questo culo del cavallo, l'uno che sta là sotto, naturalmente ci fa pensare che lui non faccia un dipinto in 15 ore o 20 ore o 3 giorni, ma faccia uno scatto che blocca la realtà, esattamente come, ecco il parametro per capire questo, e forse nessuno ve l'aveva mai detto prima, quella meravigliosa fotografia del 36 di Robert Capa, che anche quella potrebbe essere finta. Quale? Quella lì del 36? Quella dove c'è il miliziano che cade. Col miliziano. Che cade. Allora, facciamo così. Un minuto prima, quello era in piedi che sparava. Un minuto dopo era disteso per terra. Io lo colgo mentre cade. E quella cosa lì è l'attimo decisivo, cioè di essere lì con il fucile dell'obiettivo puntato per beccarlo mentre viene ucciso. Quello è Caravaggio. Caravaggio è l'equivalente dell'attimo decisivo dello scatto fotografico nel momento in cui sta capitando qualcosa.